Buongiorno, siamo qui con Uranio Mazzanti, che è venuto al convegno Education 2.0 a presentarci un progetto. Sì. Il progetto è? Il progetto è la costituzione di una cooperativa di periti chimici, l'ipotesi di una costituzione di cooperativa di periti chimici a supporto dell'attività professionale dei chimici laureati. Una struttura che possa offrire una occasione per dei giovani non necessariamente avviati alla professione di chimico laureato, quindi non a perseguire una laurea necessariamente, ma trovare un dignitoso, direi anche qualche cosa di più, ragione di aggregarsi. Possibilmente il nostro modello è quello della cooperativa, che risponde adeguatamente alle due esortazioni di Steve Jobs: stay foolish, stay hungry, perché la cooperativa permette questa grande opportunità di cogliere gli aspetti non banali della professione, quindi quella stoltezza che si contrappone all'idiozia, non alla saggezza, e allo stesso tempo quella giusta dimensione della fame, di curiosità, ma forse anche di successo, che tende in altri casi, diciamo con i modelli più di società di capitale, un po' ad appesantire o comunque... Questa è l'idea. Lo scenario nasce da un'esperienza mia personale. Mi chiamo Uranio, con difficoltà ho potuto fare qualche cosa diverso dal chimico, quindi non ho seguito l'idea di Steve Jobs di mollare l'università, sono arrivato fino all'università, poi mi sono trovato con una professione di chimico che, mentre oggi c'è un grandissimo calo nelle iscrizioni alle facoltà di chimica, perché è una professione che necessita di non soltanto di estro, di volontà, di curiosità, ma ha bisogno di dati. I dati analitici, ha bisogno di un supporto, di una struttura che sorregga, mentre l'architetto, diciamo il disegnatore, può andare avanti forse oggi semplicemente con una matita o con un computer. Se si vuole fare un chimico dall'ambiente di lavoro all'ambiente tout court, al processo, c'è necessità di questo, e i laboratori hanno bisogno di di imprenditori. Quanti ragazzi coinvolti nel progetto? Guardi, sono una sessantina di ragazzi adesso. Il progetto sta decollando adesso, bisogna vedere, sono un paio di classi di questo istituto Giovanni XXIII di Roma, istituto tecnico per chimici ed elettronici. Per me è la prima esperienza, perché veniamo da esperienze completamente diverse. Io non rientro nella scuola dal 1966, quando mi sono scappato avendo preso la laurea liceale, quindi è un percorso che stiamo iniziando, e direi che il fatto di poter portare questo progetto all'interno di una discussione ampia come questa di Education 2.0 ci offre la possibilità di poter avere degli indirizzi e non soltanto la passerella di quanto siamo bravi noi. E come stanno reagendo i ragazzi? I ragazzi, quelli che ho inizialmente contattato, hanno dimostrato un grande entusiasmo, perché quello che ho riscontrato, non tutti, un piccolo gruppo, entusiasmo nella curiosità, nel trovare. Poi ci sta anche un elemento, credo alla fine personale, non tanto mio quanto quella del preside, quindi ancora una volta è l'elemento che fa la differenza, è l'entusiasmo, l'interpretazione che anche un preside ha nell'interpretare le opportunità che sono date. Quindi qui sovrende tutto il discorso del ruolo del dirigente. Assolutamente, secondo me, lo dico da neofita, perché non è che ho confronti. Ma è anche interessante questo punto di vista da esterno rispetto alla scuola. Sì, certo. Sì. E un'ultima domanda, il suo progetto con uno slogan? Io direi che forse lo... No profit non significa non guadagnare, non significa non avere soddisfazioni, e soprattutto meglio essere stolti che idioti. Quindi con il no profit si guadagna? Aspetta, questo è un elemento fondamentale. Credo, ho quasi finito, comunque, non fare una professione per fare soldi, cercare di avere le risorse per fare bene la professione. Grazie mille. Grazie a voi.